Direttamente da Cattolica, Tommy, la piadineria insomma più ho visto prima frequentata della fiera. Intanto siete stati graziati da una bella giornata, fino a ieri aveva piovuto, invece oggi c'è il sole. Non abbiamo fatto i peccati stanotte, ecco perché il Signore ci ha graziati. Come sta andando questo primo giorno? Sta andando schizzamente, ma la vedo un po' calmo. Non so perché, adesso speriamo che prima di tutto ci aiuti il tempo. Il resto verrà. Certo. E c'è un consiglio, la piadina più gettonata in questo momento? Ma diciamo la piadina farcita, che poi dopo una la compone un po' come vuole. E degli esempi potrebbe essere salsiccia, cipolle, peperoni, oppure più leggera, prosciutto, stracchino e rucola. Abbiamo lo speck, il salame, piccante, non piccante, poi tutte le verdure le abbiamo tutte, con i gratinati e senza. In parole povere, fare la piadina o mangiare la piadina è come fare l'amore, uno può giostrare come vuole. Qual è il vostro segreto che insomma, vediamo che funziona sempre? Ma guardi, le posso dire una cosa? Un esempio stupido che tanta gente non sa, solo la salsiccia si fa in tre maniere, solo carne, carne e acqua, la terza che costa di meno, carne, acqua, pane macinato con i coloranti, solo che lei quando la mangia trova mezzo mattone. Ecco, allora io preferisco dire metto 50 centesimi la piadina in più, ma voglio un prodotto come dico io. E dopo la gente lo capisce. Lo capisce. Grazie, allora. Prego. Buon lavoro.